Lattosio e alimenti senza lattosio. Cos'è il lattosio? Fondamentalmente è uno zucchero, è lo zucchero che è presente nel latte, da lì il nome lattosio. È uno zucchero definito disaccaride. Cosa vuol dire? Vuol dire che è costituito da due molecole di zucchero, nella fattispecie glucosio e galattosio, uniti insieme. Questo lattosio come viene trattato dal nostro organismo? Fondamentalmente nell'intestino noi abbiamo un enzima che si chiama lattasi. Questa lattasi cosa fa? Prende il lattosio che è costituito, come dicevo prima, da due molecole di zucchero, glucosio e galattosio, e lo taglia, quindi separa i due zuccheri di cui è costituito. Perché fa questo lavoro? Perché il nostro intestino riesce ad assorbire il glucosio, il nostro intestino riesce ad assorbire il galattosio, il nostro intestino non riesce ad assorbire il lattosio intero, che se non viene appunto separato nei due suoi zuccheri di base, si deposita sulle pareti dell'intestino e genera tutti i problemi ben noti a chi soffre di intolleranza al lattosio. Gli alimenti senza lattosio non sono alimenti ai quali il lattosio è stato tolto, sono alimenti nei quali il lattosio è stato predigerito, cioè ovvero il latte senza lattosio non è un latte al quale è stato tolto il lattosio, è un latte che è stato addizionato dell'enzima lattasi che manca nelle persone intollerante al lattosio e quindi viene predigerito nel latte stesso. Infatti, se ci fate caso, il latte senza lattosio ha un gusto un po' più dolciastro rispetto al latte con lattosio, proprio perché separando il lattosio in glucosio e galattosio si sprigiona un potere dolcificante maggiore. Ma a livello di introito calorico, a livello di introito di zuccheri, è esattamente uguale, non cambia assolutamente nulla tra il latte con lattosio e quello senza lattosio, così come tutti i prodotti con lattosio o senza lattosio. Ci sono alcuni latticini che sono naturalmente senza lattosio. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni latticini il lattosio viene digerito dai microrganismi, per esempio i formaggi stagionati, il parmigiano, il grana, eccetera, sono naturalmente senza lattosio perché il processo di produzione fa sì che i microrganismi contenuti in questi alimenti digeriscano appunto il lattosio al posto nostro e quindi risultano senza lattosio. I latticini freschi, per esempio la mozzarella, ecco che contengono un po' di lattosio, infatti ad alcune persone possono dare fastidio, ma è molto, diciamo, soggettiva la cosa perché dipende dalla tolleranza personale. Per esempio, io non ho nessun problema con lattosio, posso bere il latte tranquillamente anche in grosso quantità e non mi fa nulla. Altre persone invece hanno una tolleranza piuttosto scarsa e basta veramente poco per avere dei problemi. Però diciamo che sono dei problemi facilmente risolvibili o assumendo gli alimenti senza lattosio oppure semplicemente evitando gli alimenti che possono contenerlo. Bene, per il momento io mi fermo qui, ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al mio canale ed inoltre ti invito a farmi le tue domande giù nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, sempre carica e motivata.